Vuoi sentire una storia bestiale? Lui starnutisce quando si emoziona, diventa un animale. Non c'è scelta, è sempre casuale. Ogni starnuto è un guaio colossale. E ti scompiscerai dalle risate. Con te o gli animali e le sue trovate. Achoo! Buongiorno, Miss Stitch! Oh, Teo, sei tu! Vuole che le dia una mano con quella grossa scatola? È una torta! Wow! È per il compleanno di Marius, per la festa di questo pomeriggio in palestra! Cosa? Una festa? Shh, abbassa la voce, è una sorpresa! Serve aiuto? No, grazie, non c'è bisogno. Ma acqua in bocca, che Marius non si accorga di niente e soprattutto che non si avvicini alla palestra. Può contare su di me. Shh, mi raccomando, Teo. Devo tenere un segreto. Io sono un mago nel tenere i segreti. Ehi, buongiorno, Teo! Ciao, Marius! Tieniti un po' di fiato per soffiare sulle candele. Ah, scusa! Devo scappare! Ehi, ciao, Teo! Hai fretta di entrare in classe? No! È che stavo scappando da... perché poco fa ho incontrato... ripensandoci, ho fretta di entrare in classe! Beh, forse tenere i segreti è un po' più difficile del previsto. Ho trovato! Se oggi riesco a non parlare con nessuno, il segreto è salvo. Ehi, ciao, Teo. Oggi sei proprio sempre di corsa. Beh, ecco, il fatto è che dovevo spolverare un po'. È un'ottima idea. Se vuoi, puoi spolverare anche il mio armadietto, se questo ti rende meno nervoso. Io nervoso? Ma che dici, Peter? Sono rilassatissimo, non si vede? Beh, a dire la verità, oggi sembri un po' strano, Teo. Io strano? Cosa avrei di strano? Ecco, si direbbe quasi che tu stia nascondendo qualcosa. Ma no, è tutto a posto. Buongiorno, ragazzi. Ciao, Marius. Beh, forse un po' nervosino lo sei. Che ne dici di un massaggino alle spalle per rilassarti? Aspetta, fermo, niente contatto. Si è trasformato nel famigerato rospo delle canne. Uno degli animali più velenosi del pianeta. Uno degli animali più velenosi del pianeta. Calma, non c'è niente di cui aver paura. La cosa importante è... Vediamo, non toccarlo. Perfetto, così tutti mi staranno alla larga e tenere il segreto sarà una passeggiata. Toglimi una curiosità, Flo. È la schiena la parte velenosa del rospo delle canne, vero? Ecco, bravo, Peter. È proprio la schiena la zona velenosa. Beh, in questo caso forse abbiamo un piccolo problema. Oh no, Teo! Non dirmi che ti sei toccato la schiena con la lingua, vero? Purtroppo ho paura che sia già entrato nella fase allucinatoria. Mi senti, Teo? Teo, rispondimi! Teo, sveglia! È una festa bellissima! È peggio di quanto pensassi. Forse dovremmo fermarlo. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Ora è entrato nella seconda fase, che viene detta momento confusionale. Oh,
Oh no, adesso è entrato nella terza fase, la sparizione! Ma dove sarà finito? I rospi si nascondono sotto i sassi, oppure nei buchi, nelle fessure o negli anfratti. Sono animali solitari, lunatici e tristi. Hai detto tristi? Matteo non è mai triste. La vita è così crudele, povero me, sono solo e triste. Ma perché sono triste? Non lo so, che sia perché mi sento solo, non lo so. Chi può saperlo se non tu? Ehi, ciao, ma tu chi sei? Prima dolce amica mia, ora non sono più solo. Dobbiamo festeggiare l'incontro con... una festa! Marius! Devo fermarlo prima che entri in palestra! Vilma, non dimenticherò mai l'aiuto che mi hai dato in questo momento di sconforto! Ora devo proprio andare! Mi spiace! Su, non fare quella faccia! Tornerò presto! Oh no! Oh no! Ma dov'è finito? L'ho perso! Teo! Questo è il suo inconfondibile starnuto. Veniva da laggiù! Eccolo! Devo fermarlo! Cosa? Sentire, pulcioso, ti do un secondo esatto per mettermi giù! Allora sapete tutti della festa di Marius? Non è un segreto! Certo che è un segreto, ma solamente per Marius! E adesso come faremo a recuperare tutto? Tranquilli, ci sono io! Beh, ci penseremo noi. Ma è troppo in alto. Come facciamo a tirarlo giù? Qui ci vuole gioco di squadra. Peter? Pronto. Ok. Credo proprio che sia meglio invertire i ruoli. Non ci arrivo, è impossibile! Oh no, c'è Mario! Su, nascondiamoci! Dov'è finito, Teo? Sono qui! È lì, davanti all'albero! Si è mimetizzato, è una cosa tipica dei polipi! Dobbiamo fare in fretta! Scusatemi, ragazzi, è la tensione. Non la farai, franca macchia di sporco.
a tutti! Ottimo lavoro, ragazzi! Che giornata, eh? Già. E tu che cosa ne dici, amica mia? Sei la solita burlona, Vilma. Ehi, che cosa ti ha detto? Oh, beh, questo è un segreto.